Ciao a tutti. Scusate, oggi prepariamo una ricetta gustosissima: risotto, asparagi e taleggio. Guardate che spettacolo eccezionale. Allora, nell'asparagi abbiamo tolto la parte bianca. Adesso ho messo, io ho già preparato un brodo vegetale. Poi metteremo a lessare in acqua gli asparagi per 7-8 minuti. Dopodiché li sfogliamo. Andiamo a cominciare a preparare il nostro risotto. E useremo. Perfetto, il nostro asparagi vegetale è caldo. Andiamo a buttare gli asparagi. Questi logicamente sono troppi per il riso, useremo un po', gli altri ci li mangiamo così, olio, sale. E lasciamo, una volta che ha ripreso il bollore, 6-7 minuti, poi andiamo a scolare. Dopo. Allora, i nostri asparagi sono pronti. Ci siamo messi da parte la punta, che metteremo alla fine, e qualcuna per decorazione. Ci siamo tagliati i gambi. E una parte la andiamo a frullare per creare una salsa. Adesso possiamo andare a cominciare, poi ci taglieremo a cubetti il taleggio che ci servirà per mantecare. Ora andiamo a preparare il risotto, ci affettiamo una cipolla. Allora abbiamo messo la noce di burro in padella, mentre si scioglie noi ci andiamo a preparare la cipolla. Ok, togliamo questa parte. Perfetto. E andiamo a far soffriggere, rosolare la nostra e basta. Ok, adesso ce l'andiamo a aggiungere in padella. Il burro si sta sciogliendo, si è sciolto, mettiamo la cipolla. Ok, lasciamo soffriggere, poi aggiungiamo i gambi tagliati. Andremo a tostare poi il riso. Mi serve una cucchiarella di legno, eccola qui, e ci vediamo tra poco, una volta che alziamo un po' il fuoco, se no non soffriggerà mai. Perfetto. A dopo. La nostra cipolla sta soffriggendo e andiamo a aggiungere i gambi tritati. Nostri asparagi andiamo a frullare per creare una crema, che inseriremo alla fine. Penso che possa andare. Un altro minutino. E voilà. Andiamo a testare questo. Ok, può bastare. Perfetto. Una volta fatta questa operazione di tostatura, dura qualche minuto, andiamo ad aggiungere e portiamo a cottura con il nostro brodo. Io userò sia l'acqua di cottura degli asparagi per dargli sapore al riso, però verso la fine, che il brodo vegetale che mi ero preparato. Ci vediamo dopo la tostatura. Il riso è tostato,
abbiamo aggiunto il brodo, per adesso vegetale, e alla fine metterò l'acqua di cottura degli asparagi. Questo adesso lo lasciamo così e aggiungiamo all'occorrenza altro brodo quando sono a soglia. Allora, nel frattempo il nostro riso cuoce, siamo preparati la salsa di asparagi e ora ci andiamo a tagliare questo splendido taglio a cubettini e lo useremo per mantecare il riso. Il riso adesso richiede un altro po' di brodo, se l'ha assorbito. Voilà. Ok, ce lo mettiamo qui. Che spettacolo, è cremosissimo. Prenderà il nostro risotto una favola. Ciao! Ora che siamo quasi a cottura, ci andiamo a inserire anche la nostra salsa e i nostri asparagi tritati, che gli daranno più corpo. Più corpo al risotto. Guardate che bel colore che prende e che profumo. Voilà! Molto bene, una fame. Ecco qua, anche la nostra salsa è stata incorporata. Finiamo la cottura, 4 minuti circa, andiamo a mantecare con il taleggio. Il nostro risotto è pronto, ci andiamo a inserire il taleggio, lasciamo il pallone un po' acceso, andiamo a sciogliere questa formaggia, spegniamo il fuoco, perfetto, che profumo ragazzi! Eccezionale. Il nostro formaggio, come vedete, si è quasi sciolto tutto. Guardate che cremosità che ha preso. Io ce ne aggiungo un altro po'. Manteniamo ancora. E adesso io finisco di fare questa mantecatura. Mamma mia, che spettacolo! E andiamo a impiattare. Voilà, a frappè. Il riso è pronto, ce lo andiamo a impiattare. Adesso ce lo andiamo a decorare con le nostre puntine. Poi se avete consigli sulle decorazioni, perché a volte gli impiattamenti magari sono a mezzo, basta. E voilà, questo è il nostro risotto con asparagi taleggio. Io però ci metterei anche, verrò qua vicino,
metterei anche una piccola, ma proprio non nulla di pepe. E ora ce l'andiamo a assaggiare, ragazzi. Eccoci, è arrivato il momento dell'assaggio. Fatelo, eccezionale, iscrivetevi al canale, un saluto da Pumi, alla prossima!